Dalla primavera all'inverno in poche ore sull'Italia, perché si è già messa in moto una massa d'aria fredda direttamente da latitudini artiche, dalla Finlandia, dalla Russia, attualmente sta interessando gli stati centrali del vecchio continente. Domani sarà sui Balcani ed entrerà dalla porta della Bora sul Friuli Venezia Giulia, interesserà tutto il nord entro la serata, medio-alto versante adriatico con sensibile calo termico. Tra lunedì e martedì raggiungerà tutte le zone del centro-sud perché i venti saranno sostenuti e forti, freddi, di grecale tramontana. Anticiclone che rimarrà per un po' di giorni tra isole britanniche e Scandinavia e quindi isolerà questa massa d'aria fredda proprio tra il Mediterraneo, i Balcani e l'est Europa, con un notevole raffreddamento per il periodo. Andiamo al dettaglio della previsione, quindi giornata di domenica molto variabili del centro-sud con piovaschi, ma guardate anche come lunedì delle incertezze sono attese sul basso Adriatico al sud con sporadici piovaschi e fiocchi di neve sull'Appennino centrale, lato ovviamente Adriatico a quote collinari. L'aria fredda inizierà a farsi sentire, migliora invece al nord e sul medio alto versante tirrenico per una bella giornata. Martedì e mercoledì più o meno due giornate simili, aria gelida, venti di grecale, penalizzate le Adriatiche con fiocchi di neve proprio tra il Basso Riminese, Marche e Abruzzo, fin verso quasi le coste, anche al sud instabilità e fiocchi a quote collinari sull'Appennino, tra la Calabria e la Basilicata, discreto invece al nord e sull'Alto Tirreno. Guardiamo velocemente anche mercoledì perché la situazione non cambia, le quote collinari sull'Appennino centro-meridionale, addirittura fin verso le coste sul medio Adriatico, da valutare poi un possibile peggioramento sul nord-est. Tutti i dettagli sul nostro sito web